Carissimi amici e amiche, fratelli e sorelle, che ci ascoltate attraverso Maria Vision, sono lieto di leggere e ascoltare con voi il testo del Vangelo della festa dell'Annunciazione. Dal Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti da 26 a 38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Carissimi, carissime, ci fermiamo per accogliere più pienamente questo Vangelo nel nostro cuore e nella nostra mente. Lo facciamo nella Chiesa Cattedrale di Trapani, davanti a una copia della Madonna di Trapani, qui alle mie spalle, felici di poter vivere questo breve momento di approfondimento e di preghiera proprio sotto lo sguardo di lei. Tutti sanno che questa Madonna di Trapani ha una caratteristica: il suo sguardo è rivolto al figlio estasiato nel guardare la madre ed è rivolto ai discepoli del figlio. Ecco, ci sentiamo sotto il suo sguardo di amore. E con lei ripercorriamo il racconto della sua chiamata, del suo coinvolgimento nell'iniziativa di amore di Dio. Ella, sappiamo, accolse nella fede la parola di Dio. Il racconto appena proclamato ci introduce proprio nello stile di Maria, che è lo stile dell'accoglienza profonda della parola di Dio, un'accoglienza fatta non solo di una disponibilità umana, ma anche di una disponibilità di fede. Ella sa che Dio interviene nella sua storia come nella storia di Israele e di tutta l'umanità. E nello stesso tempo
Grazie alle parole dell'angelo, Maria prende coscienza del fatto che quello che le è stato comunicato è opera dello Spirito Santo, è azione misteriosa dello Spirito. Ella fa presente la sua umana inadeguatezza a condurre in porto il disegno di Dio e l'angelo le dice che nulla è impossibile a Dio perché la forza dello Spirito scenderà su di te e così tu sarai madre del Figlio di Dio. Questi pensieri li condividiamo e pensiamo ai sentimenti profondi di Maria nei confronti del Figlio di Dio che ella concepisce e porta in grembo. La liturgia parla dell'ineffabile amore di questa madre. Mi piace pensare a tutte le madri di questo mondo, perché l'ineffabile amore con cui Maria ha accolto il Figlio è modello e nello stesso tempo forza, risorsa, perché ogni inizio di vita nel grembo materno possa essere avvolto da amore ineffabile. Pur con tutte le difficoltà che ci possono e ci sono di fatto nell'accoglienza di una nuova creatura, Maria è colei che ispira fiducia nel momento in cui una nuova vita si accende nel grembo delle persone, delle donne del nostro tempo come delle donne del passato e del futuro. Noi siamo certi che questo ineffabile amore di Maria può illuminare e sostenere anche ogni donna in questo cammino di maternità. E poi mi piace sottolineare che la liturgia parla del Figlio di Maria come primogenito dell'umanità nuova. Dunque non è soltanto un concepimento fine a se stesso, ma è un dono che porta a costruire una umanità nuova e Cristo è il primogenito di questa umanità nuova. Lo accogliamo davvero come colui che ci fa fratelli e ci introduce nella figliolanza del Padre e accogliamo sua madre Maria come nostra madre che si prende cura di ciascuno di noi e ci porta verso questo cammino tipico di una umanità nuova. In questo modo il Signore porta a compimento le promesse di Israele e si rivela al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Mi piace pensare che questa attesa delle genti nei confronti del Salvatore è ancora più forte, più sentita nella nostra epoca, anche da parte di coloro che magari non sono consapevoli, non sono sempre coscienti di questa invocazione dell'umanità nuova che solo da parte di Dio noi possiamo ottenere e realizzare. Che davvero la festa dell'Annunciazione di Maria possa rafforzare in tutti i credenti, nei cristiani di ogni confessione, possa rafforzare la certezza che nulla è impossibile a Dio e possa contribuire così il mondo cristiano a dare una speranza nuova a tutta l'umanità, a chi ha una fede diversa dalla nostra e a tutte le altre religioni e a chi non ha una fede o è in ricerca. Davvero nulla è impossibile a Dio e insieme ringrazieremo Maria per il suo sì e cercheremo di rendere sempre più consapevole e generoso il nostro sì. Grazie per il vostro ascolto. Buona festa dell'Annunciazione.